Roberto Saviano ha portato al Festival dei Due Mondi di Spoleto la trasposizione teatrale della Paranza dei Bambini, il suo ultimo romanzo sul mondo criminale. Ancora una volta l'autore di Gomorra ha saputo stupire. Solo loro possono trasformare in corpi, volti e voci le mie parole. Lo dice Roberto Saviano rivolgendosi agli attori, a Mario Gelardi, direttore artistico del nuovo Teatro Sanità, che al Festival dei Due Mondi di Spoleto hanno portato in scena La Paranza dei Bambini. Non è nuovo Saviano alle trasposizioni cinematografiche, televisive e anche teatrali dei suoi libri, a partire da Gomorra. Ora, sempre con la sua consulenza, prende vita sul palcoscenico il suo ultimo lavoro, in cui, come fossimo in una cupa tragedia shakespeariana, quei piccoli pesci da Paranza, appunto, si dimenano per raggiungere il potere. Una vera e propria tribù di adolescenti che hanno scarpe firmate, sfrecciano sui motorini e non hanno paura né del carcere e nemmeno della morte. Tutti questi attori vengono dalla terra dove queste cose sono accadute. Regole feroci ruotano attorno a questi ragazzini adulti a 10 anni, capaci di uccidere con una pistola o di spacciare droga senza farsi troppe domande. Innocenze perdute che il nuovo Teatro Sanità conosce molto bene e alle quali cerca, anche con l'arte, di dare un presente reale e un futuro che si può solo immaginare. Paolo Cognetti con 208 voti per Le Otto Montagne.